La decisione del Dipartimento di Protezione Civile di Palazzo Zanca di chiudere uno dei due varchi di accesso alle abitazioni che si trovano al di sopra delle chiese che costeggiano il torrente San Michele aveva suscitato non poche polemiche da parte degli abitanti della zona. Una rappresentanza della ventina di famiglie di San Michele, accompagnata dal consigliere comunale Piero Adamo, sono stati ricevuti ieri dagli assessori alle politiche della casa Sebastiano Pino e ai lavori pubblici Sergio De Cola. Come comitato, il nostro obiettivo principale è tutelare la ventina di famiglie che abita in prossimità del varco che dovrebbe essere chiuso, ha dichiarato Lorena Fulco del Comitato Rinascita di San Michele. Dall'incontro con gli assessori è emerso che entro il 10 ottobre sarà presentato un progetto e una proposta di finanziamento da 7.300.000 euro per la creazione di una strada alternativa lungo il lato destro del torrente in prossimità delle case a rischio, se così possiamo definirle. La prossima settimana conclude e dovremmo incontrare il Genio Civile in attesa di ricevere una risposta da Palermo tra 4-6 mesi. Arrivano quindi buone notizie per gli abitanti di quella zona messa in ginocchio prima dagli incendi che si sono divampati in città e provincia lo scorso agosto, distruggendo ettari di macchia mediterranea. Adesso le prime piogge autunnali si sono riversate ancora più copiose nel torrente a causa della vetrificazione del suolo provocata dagli incendi che hanno distrutto piante e arbusti. I lavori nel torrente San Michele continuano all'interno dell'alveo e al momento nessun varco è stato chiuso.